Stiamo per vedere Il Padrino parte seconda, un film del 1974 diretto da Francis Ford Coppola, seguito dell'acclamato primo capitolo di 2 anni prima. Con i suoi 200 minuti è il film più lungo della saga e anche il più premiato, sebbene sia l'unico dei tre ad essere stato vietato ai minori di 14 anni. E perché non porti anche me? No, non posso. Il film si divide tra il presente di Michael Corleone e il passato del padre Vito. Inizialmente però Al Pacino non era per nulla convinto della sceneggiatura e nemmeno di come era stato descritto il suo personaggio Michael. Il regista Francis Ford Coppola allora trascorse parecchie notti a modificare il copione, anche ascoltando alcuni suggerimenti di Al Pacino, che poi alla fine si convinse a rivestire i panni del padrino. Può averla anche subito la risposta. La mia ultima offerta è... niente. Per la parte del giovane Don Vito Corleone, Francis Ford Coppola scelse Robert De Niro, perché si era ricordato di un bellissimo provino che l'attore aveva sostenuto per il primo capitolo della saga. Dovete sapere che poco prima di iniziare le riprese e per entrare nella parte, Robert trascorse diversi mesi a Corleone, in provincia di Palermo, e imparò anche il dialetto siciliano. Tant'è che nella versione originale l'attore recita in un italiano con uno spiccato accento siculo. Io ci dissi che veniva a parlare con voi, ma si capisce ragione e sa cosa doveva fare. Io si sbarazzati da besci che cos'ha tutto sto casino. E allora, perché un po' stare? Con questo film la saga del Padrino stabilisce un record nella storia del cinema. Il personaggio di Don Vito Corleone è l'unico ad aver vinto 2 Oscar con 2 attori differenti, Marlon Brando e Robert De Niro, rispettivamente il padrino d'anziano e il padrino da giovane. Per quanto riguarda Marlon Brando, Coppola voleva reintrodurlo anche in questo secondo capitolo, nella scena in cui Michael ricorda il compleanno del padre, ma Brando rifiutò a causa di alcuni battibecchi con la Paramount. Ad accettare fu invece James Caan, che però per un piccolo cameo pretese di essere pagato come per il primo film, dove aveva l'importante ruolo di Sonny. Congratulazioni. Bravo, incoraggialo pure. Dammela bene, dai. Il capitalista Ayman Roth è interpretato da un vero mostro sacro della recitazione, Lee Strasberg, che per oltre 30 anni è stato direttore dell'Actor Studio di New York e ha avuto come allievi attori del calibro di James Dean, Dustin Hoffman, Marilyn Monroe, ma non solo. Infatti fu anche il mentore dello stesso Al Pacino, che fu colui che consigliò a Coppola di affidare a Strasberg la parte del capitalista ebreo. Il personaggio di Roth, poi, era vagamente ispirato al mafioso Meyer Lansky. Dopo l'uscita del film, il malavitoso telefonò a Strasberg per congratularsi della sua interpretazione. Con i miei auguri. 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 Cento di questi giorni, Mr. Roth. Altra persona importante per Al Pacino era il suo amico d'infanzia John Cazale, che nel film interpreta Fredo, il fratello del padrino. John purtroppo scomparve prematuramente all'età di 42 anni, ma quando era in vita è stato il compagno della famosa attrice Meryl Streep. La sua carriera ha una particolarità: tutte le pellicole in cui ha recitato sono state candidate all'Oscar come miglior film. Mike, come stai, ok? Questa seconda pellicola dedicata alla famiglia Corleone trionfò agli Oscar. 11 candidature e ben 6 statuette, tra le quali miglior regia e miglior attore non protagonista Robert De Niro. Tra l'altro è stato il primo sequel nella storia del cinema a vincere l'Oscar per miglior film, impresa in seguito riuscita anche al Signore degli Anelli Il Ritorno del Re. Fu un grande successo mondiale, ma pensate che in Italia, pur incassando moltissimo, la pellicola venne superata da un fenomeno tutto nostrano, Fantozzi. Che a quota 1006 Fantozzi fu colto da allucinazioni competitive. Io sono stato azzurro di sci. Rimanendo sempre in Italia, dobbiamo ricordare che nella parte di Don Fanucci c'è un mito della commedia italiana, Gastone Moschin, accreditato nei titoli finali come Gaston Moschin. Inoltre, Il Padrino parte seconda non è stato girato solo in Sicilia. Ad esempio, le scene dello sbarco Ellis Island con i controlli sanitari degli immigrati sono state girate nella vecchia pescheria della città di Trieste. Per quanto riguarda le altre location, le ambientazioni anni 20 sono state ricreate in studio a Los Angeles, anche se Coppola avrebbe preferito di gran lunga la vera Little Italy a New York. Inoltre, le scene ambientate a Cuba vennero in realtà girate a Santo Domingo. Li dovrei spupazzare un po' per L'Avana.
concludiamo raccontandovi un famosissimo simbolismo della saga del Padrino, le arance. Quando questi frutti sono in scena, sono un presagio di una negatività assoluta. Qualcosa di terribile accadrà al personaggio. Tutto fresco, frutto da giornata. Un'arancia. Bene, è finalmente giunta l'ora di gustarsi per l'ennesima volta un cult come il Padrino. Parte 2.